Ora è il momento della poesia. La classifica finale relativa a ciascuna delle prime 5 posizioni del premio di poesia 8 milioni 2018 verrà seguita dalla lettura della poesia declamata da Stefano Degli Abbati. Con un totale di 630 punti, al primo posto abbiamo Miriam Bruni con la poesia Frutto, e quindi è vincitrice del premio di poesia 8 milioni 2018. Pensiero. Ti vedo rapido passare lungo la matita come un siero. Cadere pulito ti vedo, sul foglio delicato, pensiero in forma di parole. Scrittura mia, corsiva, nient'altro oggi so fare. Complimenti quindi a tutti i vincitori, perché Miriam Bruni appunto ha vinto il premio di poesia, leggiamo qualcosa di lei. La sua biografia. Miriam Bruni vive a Bologna, a Borgo Panigale, in provincia di Bologna. Laureata in lingue e letterature moderne, è abilitata all'insegnamento di lingua e cultura spagnola. Ama la scrittura e la poesia sin da bambina. In esse, e grazie ad esse, dialoga costantemente con se stessa, gli altri, la natura e il trascendente. Da un po' di anni si è molto appassionata alla fotografia. Nel 2011 ha raccolto e fatto pubblicare una prima silloge di sue poesie che ha intitolato Cristalli. Del 2014 è il suo secondo libro, Coniugata con la vita, Al torchio e in visione. Del 2017 è la terza raccolta, Credere nell'attesa. Del suo portale dice: la mia predilezione poetica va alla concisione e alla intelligibilità. Con la parola cerco di raccogliere, ordinare ed esprimere l'emozione, piacevole o spiacevole, che mi preme dentro. L'intuizione, l'immagine, lo slancio che vengono ad abitarmi o anche solo attraversarmi, facendomi sentire me stessa e viva. È scrivendo perciò che metto a fuoco le esperienze vissute, che metto a nudo il mio cuore, cerco il bene, l'oltre, le cose. L'essenza profonda e risonante. Quanto alla forma, tendo alla massima contrazione, alla sintesi, a quella che potrei chiamare cristallizzazione. Ecco, ha accompagnato la lettura delle poesie l'amico dell'associazione di Ila, Domenico Umbro, che adesso presentiamo e che innanzitutto